Un polacco di 41 anni, Robert Panasevich, è deceduto sabato sera nella sala di attesa del pronto soccorso dell'ospedale Versilia dopo essere stato dimesso. L'uomo era stato ricoverato il 1 maggio in coma etilico con un tasso a 300 e dopo essere stato curato nel tardo pomeriggio di sabato era stato dimesso. Essendo solo e non sapendo dove andare, nonostante ci fosse stato l'interessamento anche da parte della polizia di sistemarlo al dormitorio della Misericordia, l'uomo ha preferito, come aveva già fatto altre volte, e rimanere per la notte nella sala di attesa del pronto soccorso. Si è però sentito male ed è morto davanti a diverse persone che erano in attesa di essere visitate o che avevano accompagnato dei familiari. Non sono mancate le polemiche fra i presenti per quanto accaduto. Per lunedì dovrebbe essere fissata un'autopsia o una ricognizione sul corpo dell'uomo per stabilire le esatte cause del decesso. Comunque il paziente era già conosciuto ai sanitari del Versilia per problemi legati all'alcol.